Buongiorno ragazzi, siamo al 5 dicembre mi sembra, e mi sembra di essere a marzo. I colori, i suoni, gli uccellini, vediamo se si sente. Non so se ha reso l'idea, se si in camera si è sentito gli uccellini, cosa. Mi sembra veramente di essere una mattina di marzo, quando c'è il risveglio della natura, i colori, fantastico, fantastico. Già squilla, chiedono informazioni per il lavoro di questo weekend e ormai io sono quasi al fine del giro dell'Isola d'Elba. Adesso mi sposto di qualche chilometro, vado a Bagnaia, che è vicino a Portoferraio, dormirò lì e domani prendo il primo traghetto e me ne torno in continente. Vabbè. Devo dire che dormire stanotte qua a questo paesino ero praticamente solo io, una città fantasma, però è stata tranquilla, tanta umidità, come potete vedere ancora il vetro è bagnato, sono già quasi mezzogiorno, era una zona d'ombra. Vabbè, andiamo avanti. Comunque è uno spettacolo, come potete vedere. Niente, che dirvi? Qua a Bagnaia non c'ho un parcheggio. E niente, vi porto a Portoferraio, se c'è posto bene, e se no me ne torno in continente. Devo dire che l'Elba mi ha regalato bei paesaggi, belle esperienze, e sicuramente ci tornerò, magari con un 4x4, così posso sfruttare quei posti dove non ho potuto andare col vecchio, magari quella volta quando tornerò sarà tutto asfaltato. Vabbè, non vi saluto perché magari trovo un altro posto e vi faccio vedere dopo. Intanto, a più tardi. Che c'è qua, sono qua una mezz'ora che sto guardando i paperotti, fantastico, c'è una pace, un silenzio, il sole che scalda, siamo al 5 dicembre e queste giornate sono tutte regalate, saranno 18 gradi penso al sole, 20, e si sta veramente benissimo. E niente, parcheggiato il vecchio a Magazzini, si chiama proprio Magazzini il posto,
sono quattro case, qualche localino sul porticciolo, ho parcheggiato il veicolo lì, dormirò qua con la vista di Portoferraio. Domani me ne torno in continente come ho detto prima, e poi vediamo, andrò giù a Roma a fare un lavoro che mi impegnerà qualche giorno e poi andremo in costa, anche se l'idea mia era di andare nella zona di Ostia. Uno dei miei amici di full timers gli hanno aperto la macchina e l'altro giorno gli hanno rubato via tutto, quindi Ostia la evito per evitare fastidi. Lui sperava, cioè, fuori stagione, che non c'era nessuno, e niente, gli hanno rubato un po' di roba. Fortuna che un po' di cose le aveva portate via con lui. E niente, bisogna stare attenti anche ai furti, queste cose qua, abbiamo tutto con noi. Vabbè, che dirvi dell'Elba? Fantastica, l'ho già detto tante volte, sono ripetitivo, però veramente mi ha colpito, devo dire la verità, c'erano tanti bei angoli, ogni volta che giravi una curva c'era un posto bello da vedere, da fotografare, e tanta pace, tranquillità, a parte Portoferraio, altri due paesini che c'era un po' più di vita, e il resto era tutto desolato. Il vantaggio di viaggiare anche in fuori stagione è questo, dove non c'è nessuno, e veramente te la godi a pieno. Se poi hai giornate come queste di oggi, amici, è veramente fantastica. Vedi, che dirvi, ve la consiglio, fate un giro anche voi all'Elba, magari in fuori stagione se avete la possibilità, e sicuramente rimarrete soddisfatti. Un'altra cosa che mi ha stupito, a parte il gasolio che costa 1,64-1,65, ma in certe zone d'Italia mi dicevano che c'è quel prezzo lì, quindi alla fine la spesa, ho fatto la spesa in un supermercato, qua non ci sono i discount, non li ho visti, a parte a Portoferraio ce n'era uno ma l'hanno chiuso mi sembra, e pensavo di spendere un botto, invece non ho speso tantissimo, nella media dai, di quello che spendo sempre, quindi veramente fantastico. Bene, vi saluto, vediamo se continuerò con i video della prossima settimana che sarò nella zona del Lazio, vediamo dai, se no ci vedremo presto, ciao a tutti.